Buongiorno. Ciao a tutti. Allora, l'obiettivo di questo 2021 noi abbiamo deciso di rimetterci in forma. A forza di cercare un po' siamo riusciti forse, anzi non forse, sicuramente a trovare le persone giuste che fanno per noi. Adesso vi portiamo a farvele conoscere e iniziamo questa avventura. Questa avventura. Insomma, cosa volete fare? Allora, diciamo che questo 2021 per noi è un anno di ripartenza in tutti i sensi, quindi abbiamo deciso di partire dal fisico. Abbiamo bisogno di una buona forma fisica per affrontare poi tutti i nostri progetti di questo 2021. E quindi ti abbiamo trovato, per noi sei perfetto. Insomma, si prova a fare questo miracolo, quindi. Dai. Miracolo nel senso della parola proprio, No, scherzo. Siamo nelle tue mani. No, sicuramente si può fare un bel lavoro e penso che vi divertite anche. Iniziamo. Abbiamo visto un po' tutte le cose che hai fatto, chi sei, come lavori. Senti, tanto noi, va bene, tanto ora voi mi direte un po' come mangiate e lo mettiamo per scritto, così ci rimane anche poi per un futuro per andare a rivedere qualsiasi informazione, anche le foto comunque le avete fatte, cioè sì, le avete mandate, sì. Quindi su quello siamo a posto. Per quanto riguarda l'allenamento ci penso completamente io, per quanto riguarda l'alimentazione ci appoggiamo anche a un nutrizionista che collabora con noi, quindi su quello siamo tranquilli. E niente, ora sì, noi, proprio, voi siete comunque a digiuno di palestra, vi siete allenati? Sì, no. Niente. Okay. Quindi dovete fare un po' di fisio per i prossimi viaggi. Cioè, sì. Perché io per adesso mangio coriandoli, vedi? Io per adesso mangio, metto massa grassa. Come ho visto dalle foto, comunque il lavoro, diciamo, in palestra sarà abbastanza simile, quindi vi potete allenarci. Vi potete allenare insieme, vi alleno insieme. Quello che cambia sicuramente sarà l'approccio alla dieta, perché comunque tu hai da mettere massa muscolare, non andremo a mettere grasso ovviamente, perché non ti serve a nulla, però massa muscolare sì, quindi hai comunque bisogno di un introito calorico maggiore di quello che consumi, e lei invece il lavoro è al contrario, nel senso sì, andiamo a mettere massa muscolare perché comunque la massa muscolare brucia calorie anche solo per rimanere lì e comunque ti dà una forma migliore rispetto a quello che hai. Allo stesso tempo però si va a bruciare più grasso e quindi dobbiamo avere un dispendio calorico maggiore di quello che te introduci. Okay. Questo è, diciamo, la base. Okay. Non esistono esercizi di dimagrimento localizzato, però ovviamente mangiando meno di quello che andiamo a consumare si va a dimagrire. Dove si va a dimagrire? Ovviamente il corpo perde grasso un po' dove gli pare a lui, fondamentalmente. Non è che è l'esercizio che fa il punto di dimagrimento. Però ovviamente aumentando la tua massa muscolare, per esempio nelle gambe, nei glutei, eccetera, ovviamente avrai una forma diversa e magari andando a sottigliare dalle altre parti ovviamente darà un effetto più piacevole e gradevole alla vista. Detto questo, se voi vi impegnate e seguite tutto alla lettera, ovviamente il risultato sarà maggiore e magari riusciamo a fare subito questo miracolo in un mese e poi magari andiamo un attimino a normalizzarsi con la dieta fino a che anche lei, per esempio, riuscirà a mangiare magari più di quello che mangia adesso, però continuando a mantenere la giusta forma. Magari ovviamente se prima bevate alcolici, gli alcolici saranno le prime cose che andranno levate, solamente perché l'alcol inibisce la sintesi proteica, quindi la costruzione dei muscoli. Allo stesso tempo l'alcol ha delle calorie che il corpo non riesce a metabolizzare. Quindi cosa fa quando introduco un grammo di alcol?
Vedete, un grammo di alcol ha 7 calorie, grassi ne hanno 9, proteine hanno 4, carboidrati ne hanno 4. Però il problema non è queste 7 calorie, ma il fatto che non può essere utilizzato direttamente. Quindi prima viene depositato come grasso, automaticamente, dopodiché il corpo successivamente riesce a ricavare, nei momenti di carestia, calorie anche da quel grasso depositato. Quindi fondamentalmente è un meccanismo un po' fallimentare, nel senso perché comunque un po' di grasso ti rimane sempre, ok? Quindi già andando a togliere quello cambia tutto, fondamentalmente, specialmente per lei, anche per come, come lo deposita, no? Perché lei non lo deposita in tutto il corpo, ma lo deposita più che altro una parte dell'addome. Nella pancia, deve diventare piatta. Molto probabilmente sarà quella cosa lì. Quindi già togliendo quello, già cambierà molto. Poi da lì, lavorando sulla dieta, vedrà che facciamo un bel lavoro. Ok. Oh, allora voi andatevi a cambiare e si inizia a allenarsi. Ok. La coppia avventura. Gioia Francesco, Bunker 48. Si comincia. Si inizia. Non è che ti sdrai, ti metti lì e fai la panca a caso, perché tutti nelle palestre si fanno male alla parte frontale del deltoide. Perché? Perché all'interno della spalla ci sono due ossa, che sono l'acromion e la testa dell'omero, che sono praticamente attaccate così. E ci sono dei tendini che passano all'interno. Se io tengo le spalle normali così in avanti, praticamente vengono schiacciate da queste due ossa. Se io invece adduco le spalle, cioè io sono così, se adduco le spalle, chiudo le scapole dietro, chiudo le scapole dietro, praticamente libero questi tendini che poi sono liberi di muoversi senza lacerarsi fondamentalmente. Se invece le tengo compressi si lasciano. E infatti tutti si fanno male. Su! No, volevo riprendere un attimo qua. L'allenamentos? Sì. Ma lo prendete in giro? Sollevamento. Cioè. Vai, gambe. No? No. Centrano le gambe. Poi da qui, praticamente, fai questo. Quando ce la va su, giri. Che cosa fai? Quando rannicchi le gambe come ho fatto io, come sì, ho fatto lui, i ginocchi li appoggi lì. Quindi te monti su, ti tiri su totalmente. Ok, poi rannicchi le gambe, le metti lì sopra e su.
Sono io che ho messo su questi bracci. Ok. Non allora. Ride mentre li prendi però, Ci vuole più potente. Guarda, prendiamo le più potente. Adesso ti dai lo slancio e ti tira su. Ma bellezza! Vai! Stabilizza il tempo, no? Vai! Brava! 5! Bravo! Sì! E vado su! Un pochino più largo, così! Così! Sì! E poi dritto! Dritto, proprio dritto! Vai! Bravo, dritto! Fa neutro, dritto così va bene. Non stringere, non allargare. Dritto. Bravo. Fa neutro. Vai, vai, dopo no, che vai, ma senti, secondo me sono andati bene e... Tanto piano piano si aumenta sempre i pesi, le farete sempre meglio e vedete si fa questo miracolo. Ora vi faccio mandare poi la dieta così ci avete tutto e tanto ci si rivede mercoledì penso, quindi così almeno la prossima volta siete più, la prossima avventura siete non più preparati. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Ciao, ciao.